Sono trascorsi 4 anni e 3 mesi da quando sono stato eletto presidente di questa provincia. Ero cosciente allora, come sono cosciente oggi, delle tante problematiche che affliggevano e affliggono questo ente e questo territorio. Conclusi i suoi 4 anni di mandato, Salvatore Solano si appresta a lasciare il ruolo di presidente della provincia e lo fa con una vera e propria cerimonia di saluto. Dopo i lavori dell'assise provinciale, convocata per l'occasione, Solano si è congedato dai lavoratori dell'ente e, alla presenza dei giornalisti, ha tratto un bilancio della sua attività, ricordando le principali iniziative politiche e amministrative del suo quadriennio presidenziale avviato nell'ottobre del 2018. Significativa la presenza dei due contendenti alla carica di presidente della provincia, Giuseppe Condello e Corrado Landolina, in vista delle elezioni provinciali che si terranno domenica 29 gennaio. Una vera e propria festa, rafforzata dall'omaggio del liceo musicale Vito Capialbi. Una fine mandato che vuole essere anche una festa. È una festa perché abbiamo lavorato tanto, ho avuto questa stima, questo affetto da parte dei dipendenti ai quali riconosco un grande lavoro e ha consentito, grazie a questo grande lavoro, di poter raggiungere l'obiettivo del bilancio. Questo è un aspetto importante perché c'era una provincia in grosse difficoltà economiche e oggi una provincia che può finalmente avere un suo bilancio. Molti ricorderanno le condizioni della provincia. Quando mi sono insediato c'era una situazione dove non c'erano i riscaldamenti, i condizionatori, i furgoni vecchi, macchine in disuso, quindi una situazione estremamente delicata, nemmeno le pulizie nei bagni o negli uffici. Quindi oggi, grazie a questo lavoro che abbiamo come amministrazione provinciale abbiamo messo in campo, siamo riusciti finalmente a portare un ente alla sua normalità. Finisce il mandato di presidente e rimane quello di sindaco e soprattutto rimane la volontà di restare in politica. La politica è la mia vita, lo farò da ogni posizione in cui mi trovo, naturalmente rimarrò a fare il sindaco e a portare dei benefici al mio territorio, ma la politica, non bisogna mai stancarsi di fare politica in un territorio dove ha bisogno di tante persone che vedono nel territorio l'obiettivo principale per impegnarsi. C'è un futuro per questa provincia? Il futuro dipende dai cittadini, non tanto dai partiti politici, perché fino ad oggi i partiti politici hanno fatto mancare quell'apporto necessario per lo sviluppo del territorio. I cittadini possono fare tanto con la loro espressione di voto.